come in un incontro, pronto per colpire. Destro, sinistro, sinistro, destro, te schiaccio come Jordan, far canestre. Allora, partita sicuramente difficile. Sapevamo che c'era tanta aspettativa da parte dei ragazzi della Viola, una partita che comunque veniva dopo una prova in trasferta per loro sicuramente importante anche dal punto di vista del punteggio. Comunque realizzare 94 punti in trasferta non è semplice, al di là del valore degli avversari. E ci hanno messo un po' in difficoltà sulle cose che sapevamo. Come al solito nei primi due quarti abbiamo un pochettino fatto fatica dal punto di vista difensivo a seguire il piano partita, abbiamo cambiato due volte il piano partita difensivo per cercare di essere un po' più aggressivi, sapendo che comunque loro potevano accendersi in qualsiasi momento. Abbiamo peccato nel secondo quarto, che è stato il quarto dove loro hanno fatto un po' il break, abbiamo fatto accendere Binelli su tiri suoi facili e abbiamo dato la possibilità sicuramente a Simonetti, che credo che sia stato il match winner per loro oggi, di entrare in momenti di difficoltà e riuscire a trovargli sempre un qualcosa a risolvere un po' le situazioni. Credo che per loro Aguzzoli e Mavric e Maxi Gomez sicuramente sono stati importanti, però credo che il loro match winner stasera li ha tenuti a galla in alcuni momenti, sicuramente è stato Simonetti. Per quanto riguarda noi, abbiamo provato, ti ripeto, a tenere comunque anche loro sotto i 70 punti, che è quello che abbiamo cercato di fare anche alla prima campionata in casa. Sappiamo che ancora siamo indietro dal punto di vista della comprensione del gioco, del metabolizzare offensivamente quello che su cui stiamo lavorando, ed è normale nel momento in cui giochi con una squadra da 10 persone nuove che non fa della pallacanestro un pallettino, ma dovrebbe provare a giocare un po' di più a metà campo, lavorando sui vantaggi, provando a sfruttare le caratteristiche di tutti e cercando di ruotare il più possibile sui 10 decimi della squadra. Stasera ancora abbiamo fatto fatica, nel momento in cui invece abbiamo lavorato bene, purtroppo abbiamo tirato tanti tiri con i piedi per terra aperti e li abbiamo sbagliati, forse uno dei migliori tiratori che abbiamo. Saidis è un giocatore che se alza la mano fa canestro, non dico con il 45, ma con il 40% sicuro. Invece ha sbagliato tanti tiri aperti, ci sta, veniva da due settimane dove l'abbiamo un po' gestito per fatiche muscolari, è comunque un giocatore per me importante e che ha un'età e quindi è ovvio che va gestito. Sicuramente stasera la prova un po' più di carattere di Palermo, che ha provato a gestire un po' di più la squadra e si è riuscito anche a prendere delle soluzioni personali, ma poi alla fine non mi piace parlare dei singoli, credo che la differenza poi l'abbia fatta il riuscire comunque difensivamente a chiudere tante situazioni. Purtroppo ci siamo ritrovati anche oggi a dover per 5-6 azioni consecutive recuperare palla, andare dall'altro lato e non riuscire a capitalizzare quello che avevamo concretizzato in difesa. Dobbiamo essere ancora più bravi, più lucidi, meno confusionari. Sappiamo, ribadisco, che questa prima fase per noi è più difficile provare a metabolizzare queste cose, mentre deve essere più facile quello che abbiamo dimostrato poi nei secondi due quarti, cioè di riuscire ad alzare un po' più l'intensità difensiva, nonostante davanti a un certo punto abbiamo giocato con una squadra che ha messo dentro praticamente quasi quattro lunghi, abbiamo provato a giocare con quintetti abbastanza alti e siamo stati bravi in alcune situazioni, anche con Moltrasio che si è ritrovato a marcare Simonetti spalla a canestro, a riuscire a non dargli la possibilità di prendere la palla facilmente. In più c'è da mettere la nostra guardia titolare, si è fatto male praticamente a inizio match, è ovvio che cambiano un po' le gerarchie poi all'interno della partita rispetto a quello che è programmato. Giulio sicuramente aveva voglia di giocare da ex, come è normale che sia, come era all'altro lato per Minelli, e sicuramente potevano essere due giocatori che avrebbero potuto essere protagonisti della partita proprio per questa, in virtù del fatto che erano due ex che si trovano contro.
Per il resto ti dico, siamo tranquilli perché è una squadra che lavora tutti i giorni, credo sul fatto che comunque riusciamo a essere solidi in alcuni momenti, dobbiamo un attimino provare a evitare giri a vuoto, però il campionato è lungo, insidioso, sappiamo che andiamo a giocare sempre in campi difficili. Pentimere è un campo comunque difficile, nonostante giochiamo in un campo di A1, che dovrebbe saltare tutti, però è anche un punto di un campo con pochi punti di riferimento, ovviamente, però credo che troveranno difficoltà tante squadre qua. Coach, oggi ritorno alla palla con la fiera dell'avversario, ti chiedo le sue sensazioni e poi ha sottolineato insomma, il calore del pubblico. Prima abbiamo chiesto a Coach Cigarini la sua impressione, come hanno gestito i suoi ragazzi, forse l'abbiamo un po' patita, anche se giocavamo in casa, ti chiedo, i suoi ragazzi sono stati invece magari più bravi a gestire le situazioni un po' più complicate sotto questo punto di vista. Ma tornare da avversario, devo essere sincero, è la prima volta nella mia carriera, tornare qui nello stesso campionato, è ovvio che un minimo di emozioni ci sono, devo essere sincero, al secondo giro sono entrato nello spogliatoio e involontariamente sono entrato nello spogliatoio di casa per via dell'abitudine, però poi sapevo benissimo che erano delle emozioni normali. Piacere di rivedere tanta gente, piacere di rivedere comunque persone con cui ho condiviso per tanti anni parecchio in questa città, in questa società, nelle società vecchie, chiamatele come volete, è sicuramente emozionante. Poi purtroppo sono calabrese anch'io come tutti voi e quando parte la palla a due non vedo niente e quindi per me diventa competizione comunque, rispetto per gli avversari, perché è ovvio che la competizione fatta cercando di ottenere il massimo per me significa rispettare gli avversari. Rispetto a Reggio Calabria e spero che possa fare sempre il miglior risultato possibile. Mi auguro che ne vinca tante partite. È ovvio che quando ci gioco contro, ahimè, sono comunque costretto a provare a vincere. Oggi è andata bene, la prossima vediamo. Coach, c'era grande intensità sulle panchine di entrambi i lati, abbiamo visto molta tensione, nessuno dei due coach ci stava bene. Penso che durante una partita nessuno ha voglia di perdere, nessuno ha voglia di perdere neanche un giro, rientra nella normalità, sono cose che succedono, sono successe sempre, senza scambi di vedute, battute, fa parte del gioco. Sicuramente la tensione della partita era abbastanza alta, non era una partita poco sentita, stiamo parlando di due squadre che al di là dei valori di quest'anno hanno fatto la storia della pallacanestro per 40 anni, chi prima, chi dopo, in Serie A, da Napoli in giù, e quindi stiamo parlando di due società storiche, che si scontrano in un derby, in un campionato di B interregionale, ma oggi questo offrono le due città, questo bisogna prendere, ma sicuramente con tanta voglia di riscatto da parte di ognuno, quindi è ovvio che sia la partita non può essere una partita come possa essere Viola, senza che me ne voglia nessuno, un'altra squadra qualsiasi. Un'altra squadra qualsiasi di questa categoria. È ovvio che parliamo di due squadre che, se andiamo a vedere il girone, sono delle due squadre che hanno più anni di Serie A nella casellina delle presenze del palmarès, a vario titolo, chi in decadi diverse, sicuramente Capo Orlando è più recente, Viola un po' meno recente, però hanno fatto la storia della pallacanestro del Meridione. Quindi è ovvio che è sentita, credo si sentiva da tutti i tifosi, questo è un derby. In passato per noi questo era un derby. Oggi noi di derby ne giochiamo 9, 8, 7, 6, ma rimane sempre un derby storico ed è giusto che vada onorato con questa voglia, con questa attenzione, con questa voglia di far bene e non voler lasciare nulla al caso sul campo, cercare di
di fare il tutto per tutto. Come in un incontro pronto per colpire, destro, sinistro, sinistro, destro, te schiaccio come Jordan, far canestre a canestre.